Palestra, conto, carta, asilo, prima, galera. Questi sono solo alcuni esempi di parole italiane identiche al portoghese, ma che hanno un significato completamente diverso. E allora, segui questo video fino alla fine per sapere il significato di queste e tante altre parole italiane che ingannano i brasiliani. Sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Se è la prima volta qui, io mi presento, sono Pierluigi, creatore di Vuoi apprendere italiano e del programma Vai, che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana per chi vuole diventare fluente in italiano. E in questo video voglio aiutarti a scoprire il significato di più di 20 parole italiane che si scrivono e molte volte si pronunciano anche allo stesso modo del portoghese, ma che hanno un significato molto diverso. Per cui cominciamo subito e partiamo con la prima parola. Volta. Volta significa vez in portoghese. Per cui c'era una volta, era uma vez. E come si dice invece in italiano dar una volta? Beh, in italiano si dice fare un giro, fare un giro. Posto. Posto significa lugar. Il lago di Garda è un posto bellissimo. Ok, Pierluigi, ma è come si dice posto di gasolina? In italiano è impianto di carburante. Palestra. Palestra significa accademia. Tutte le sere vado in palestra. Mentre palestra del portoghese in italiano è conferenza. Testa. Testa significa cabeça. Quindi ho mal di testa e sto con dor di cabeça. Mentre a testa del portoghese in italiano è la fronte. Aula. Attenzione, aula corrisponde a sala di aula. Mentre a aula di italiano in italiano è la lezione di italiano. Carta. Questo è un foglio di carta, papel. Mentre escrever una carta in italiano si dice scrivere una lettera. Banco. Banco significa cartera escolar. Esempio, a scuola stavo sempre all'ultimo banco, in fondo. E o banco del portoghese? Beh, in italiano è la banca, altra parola che inganna. Quindi Giovanni trabalha no banco e Giovanni lavora in banca. E com'è a banca di giornale in italiano? Beh, in italiano si dice edicola, edicola. E qui qualcuno potrebbe mettersi le mani ai capelli e dire: ma ok, Pierluigi, e allora a edicola del portoghese, com'è in italiano? Beh, considera che aegicula non è molto comune in Italia, ma volendo dare un nome a questa costruzione si potrebbe chiamare casetta o dipendenza. Birra. Birra in italiano significa cerveja, una pizza e una birra. Mentre fazer birra del portoghese in italiano è fare i capricci. Fare i capricci. Burro. Burro significa mantega. Esistono ad esempio i panini al burro. E com'è un burro in italiano? Beh, si dice un asino, un asino. Cantina. La cantina in italiano non è un posto dove si mangia. Significa infatti deposito, magazzino. Mentre a cancina del portoghese, dove si mangia? Beh, in italiano può essere un ristorante o una trattoria. Prima di andare avanti con le prossime parole, ti invito, se questo video ti sta piacendo, a mettere un mi piace e a condividerlo su WhatsApp e nelle tue reti sociali. E ancora ho un invito speciale per te. Dal 24 al 29 ottobre ci sarà il mio corso gratuito chiamato Immersione Italiana. Una vera e propria immersione nella lingua e nella cultura italiana pensata per te che vuoi diventare fluente in italiano.
Se tu hai difficoltà a comprendere l'italiano, oppure capisci ma hai difficoltà nel parlare, o ancora se la tua difficoltà è la grammatica, l'uso dei verbi, le preposizioni, i pronomi, eccetera, beh, questo corso è per te. Sarà un corso estremamente pratico, dinamico, interattivo. Non solo ascolterai e leggerai tanto italiano, ma avrai anche la possibilità di esercitare la pronuncia e il parlato. Potrai addirittura inviare un audio in italiano via WhatsApp alla nostra equipe di professori madrelingua e i professori ti daranno la risposta in audio, sempre via WhatsApp. Quindi è un corso imperdibile. Mi raccomando, per partecipare è semplicissimo, basta cliccare nel link in alto o qui sotto nella descrizione del video e noi ci vediamo il 24 ottobre alle 8 di sera per la lezione numero 1. Ti aspetto. Asilo. Attenzione, asilo significa escolinha, escola de educação infantil, mentre o asilo, onde ficam os velhinhos, in italiano è ospizio o casa di riposo. Prato. Prato significa gramado, un bel prato verde, mentre un prato di macaron in italiano è un piatto di pasta. Prima. Prima significa primera. La Ferrari è arrivata in prima posizione. Prima è anche il contrario di dopo. Prima e dopo. Antes e depois. E come si dice in italiano a mia prima? Beh, si dice mia cugina. Mia cugina. Conto. Conto significa conta. Pensa il conto al ristorante, chiedere il conto, oppure aprire un conto corrente bancario, cioè abrir una conta bancaria. E Pierluigi, com'è un conto del portoghese, nel senso di narração? Beh, in italiano si dice un racconto. Racconto. Caldo. Il caldo in italiano è o calor. Non sopporto il caldo. Mentre un caldo di galinha in italiano è un brodo di gallina. Galera. Galera in italiano significa presidio, cadeia. Mentre la frase portoghese Ei galera, tudo bem? In italiano si dice Ei ragazzi, tutto bene? Consultorio. Un consultorio in italiano è un centro di assistenza o di consulenza per questioni di carattere sanitario o sociale, ad esempio un consultorio psicologico o un consultorio prematrimoniale, mentre o consultorio del portoghese, inteso come consultorio medico, in italiano si dice studio, studio medico. Oppure consultorio odontologico, in italiano è studio dentistico. Cena. La cena significa a janta. La cena è pronta. Mentre a scena di un film, in italiano è la scena di un film. Bravo. Bravo in italiano significa bon, capace, no? Un ragazzo bravo. Mentre bravo del portoghese in italiano è arrabbiato oppure nervoso. Carro. Carro corrisponde a carrozza, un carro di legno, ad esempio. Mentre o carro del portoghese in italiano è la macchina oppure l'automobile. Mais. Mais significa miglio. Ho mangiato un'insalata col mais. Mentre il mais del portoghese, un mais um, in italiano è più, uno più uno. Posta. Posta significa correio. Vado alla posta, vono correio. Mentre posta, come ad esempio posta di salmão, in italiano si dice trancio, quindi un trancio di salmone. Bene, e a questo punto ti chiedo, conoscevi il significato di queste parole italiane? Ti sei mai fatto confondere da queste parole? Scrivimelo
qui sotto nei commenti e ovviamente ti invito a riascoltare più volte questo video e a ripetere a voce alta queste parole e questi esempi per poterle assimilare e usarle a tua volta correttamente al momento giusto. E nuovamente ti rinnovo l'invito a partecipare al corso gratuito immersione, quindi clicca nel link in alto nella descrizione, registra la tua email e ovviamente ti do l'appuntamento al prossimo video. Un abbraccio, ciao!